tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace e oggi proseguiamo la nostra avventura con il quinto episodio di Among the Sleep. Ci eravamo lasciati che avevamo recuperato un altro ricordo di nostra madre e siamo riusciti a sfuggire alla presenza oscura, però è riuscito a prenderci il braccio di Teddy, strappandoglielo, infatti è fatto a terra. Quindi proseguiamo. Not now. Not now, Un. I said, not now. Do what mommy says. I'm going to be very angry. None of us want that. Perfetto, inseriamo l'ultimo ricordo. C'è Teddy, però abbiamo il suo braccio. Presuppongo che dobbiamo inserirlo. Questa è la nostra stanza. Ah, bene, siamo tornati qua a casa. Questi sono i ricordi che abbiamo trovato. Questa era la chiave mezzaluna. Buco. Thank you.
Rocky Macatelli. Altra chiave stella. Un pezzo del puzzle. Agli occhi buchi, eccoli qua. Cancelletto con l'altra chiave a triangolo. Senti. La nostra madre è una vecchia alcolizzata, allora. Did you like your gift? Il nostro padre che ci ha regalato te. What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Ma finito così. Va bene.
Ok ragazzi, la nostra avventura con Among the Sleep finisce qui. Devo dire che la grafica, l'audio e la trama sono stati ben curati, infatti il gioco mi è piaciuto molto. L'unico difetto è la durata, infatti è stato molto breve. Il mio voto è un 7,5. Alla fine, da quello che ho capito del gioco, nella puntata dove dovevamo comporre il puzzle, la bambina era la nostra madre, che a sua volta ha avuto una madre alcolizzata, infatti nei dipinti anch'essa si trasformava in un mostro, e così nel subconscio del personaggio, avendo anche noi una madre alcolizzata, che molto probabilmente quando era ingranata o piena ci picchiava o ci maltrattava, la vedevamo anche noi come un mostro. Per fortuna siamo riusciti a recuperare Teddy, anche se con un braccio in meno, però lo riattaccheremo. Vi ringrazio per aver seguito il mio video, spero che il gioco vi sia piaciuto anche a voi, vi raccomando di lasciare un bel pollicione in su e di condividere sui vostri social network. Un saluto a tutti da Grace Gamer 78.